Ok, ragazzi, siamo tornati, vediamo la Ciao a partita. tutti. Anzi, Ciao. mi consente? Ma era Sbusters contro Manamakers, stiamo guardando un draft sbagliato. Un momento solo. Ok, ci siamo, aspettiamo il ready. Questa volta siamo arrivati in orario. Miglioriamo piano piano, ci vuole tempo. Ok, aspettiamo il ready degli Asoxire. Allora, dicevamo, ok, parte il draft. Sono partiti. Towers of Towers of the Doom, Undying la nuovo. vediamo di nuovo Interessante. questa mappa. Se la riscelgono gli Heroes Busters. Gli piace questa Gli mappa. Ghostbusters vogliono giocare su Towers of Doom. Vediamo un po', primo ban Liming da parte degli Asoxire. Giusto ban. Che se li minga ancora un po' differenza la fa. Anche su queste mappe qua in cui postare anche dietro un muro un po' lontano dall'altare e sparare palle e missili come non ci fossero domani. Sì, vanno molto molto saggio e oculato. È un po'. Del Gli resto Liming Ghostbusters. o la picchi o la O la banni. banni, sì. Non ti puoi permettere il beneficio del dubbio che l'altro team non la vada a prendere. Vediamo Qui un po'. invece un ban molto ragionato da parte degli Sì, Heroes sentono che forse qualcuno degli errori sono venuti proprio in fase di pick. Busters. Spera si siano accorti che è partito il draft. No, Sì, ok, parte il bannano ban Axol. Che Axul. ci sta su questa mappa? Quindi ci aspettiamo un primo pick, forse Zagara, da parte degli Hydra. Che comunque, ricordiamo su questa mappa grossa, 3 lane, Zagara può pushare. Se vedremo mai giocare Sergente Hammer. Interessantissimo su questa mappa. Visti i fight posizionali molto Beh, statici. tutto sommato avrebbe anche una logica in questa mappa, visto che sai perfettamente dov'è che avverrà ogni Sì, scontro. esatto, proprio per questo non ce l'ho fight obbligati dalle posizioni sulla mappa. Ci pensano molto anche gli Hydra. Questo primo pick. Beh, Tral, Thrall. molto Dark Soil, Evergreen, Thrall. Evergreen. Heroes Busters. Chissà che la rifanno la combo col giudice su Stitches. Vediamo un po' Vediamo un po' cosa questi. vogliono fare questi primi due pick. Anche perché l'apertura con il DPS non ti dice molto, riprovano Stitches e Falstad. Quindi forse hanno apprezzato il contributo che Falstad può dare su questa mappa, forse nella partita Comunque, precedente, in ancora questa. Stitches. Ancora Towers of Doom, ancora Stitches per gli Heroes Busters. Il giudice vuole Luke. Vuole Luke. Vogliono tutti quanti Luke, lo vogliamo anche noi. Nel frattempo vediamo cosa vanno a prendere gli Hydra dopo il pick di Thrall. Cosa Andiamo si un potrebbe prendere qua a Mozz? po'. Ma io Thrall lo vedo come un'apertura molto solida, come dicevamo prima, un misto tra Assassino Melee e Off Tank. A questo punto gli Ghostbusters hanno preso il loro tank, il DPS ranged. Io direi che potrebbero prendere anche Specialist Vabbè, o un Zagara. supporto, magari accaparrarsi Rengar. Accaparrarsi anche un Rengar, probabilmente. Sì. Vediamo, Vediamo ci cosa pensano decidono. molto gli Hydra, anche per loro questa partita è importante, potrebbe segnare i primi punti in classifica. Eh sì, hanno bisogno di punti, ci pensano. Ed eccolo qua, Rengar. Eccolo Giusto, giusto, è un pick qua. Sì. solidissimo. Molto probabilmente da parte degli Ghostbusters vedremo un Uther, forse a fine partita, se non viene bannato, bannano i TC. Bannato ETC Niente, e ci non gli sta piace TC. con la gara di là, non vogliono giocare contro ETC. Beh, quel poco che ha fatto prima Assolutamente ETC, no. nessuno vuole giocare No, con un ETC assolutamente che fa no. quei pochi senza avere Johanna dall'altra parte o qualcuno che possa interromperlo. E anche se avevano Falstad, per carità, contro ETC.
ad ora Però è trovando il facile tank più che. piccato del gioco, o almeno per questa prima settimana è stato il tank più piccato. Anche se vediamo Stitches alla ribalta, ribalta per Diablo. Serve sicuramente il follow up per Stitches. Vediamo cosa Sì. bannano gli Hydra. Vanno a Bannano bannare gli Uther. Uther. Che si siano visti la partita di prima. Probabile. Bannano Uther, quindi meno un follow-up su Stitches. Vediamo un po'. Diablo. Diablo piace. Ok. Manca ancora il follow-up su Stitches. Anche ora di Beh, prendere un anche supporto, un se mage. Diablo è davanti, Stitches fa Luke indietro, Diablo può con la Q tornare indietro, stunnare e spingere ulteriormente in mezzo Vediamo al team Tyrande. avversario. C'è Tyrande Tyrande che piace. scomba con Diablo. Buono, Mozze, non guarda la conviene per chat. Stitches. Guardo la chat. Quale chat è in game? 10 secondi di delay. Sì, è molto poco il ritardo sullo stream. Cioè, non c'è ritardo aggiunto sullo stream. Dicevamo, mi sono perso. Grande Jaskier, Hydra. per i Rivers Tyrande ci sta, richiede coordinazione. Abbiamo visto che l'Infalis ha giocato Tyrande in un paio di partite. Muradin. E Busters. Si rigioca. E nonostante vediamo il nerf, comunque. la combo Diablo È Tyrande worka sempre sempre fortissima. bene, Eh sì, è quella coppia che ha dominato le duo Q in Hero League. Diablo Tyrande. per i nostri colleghi. G Viking. Nel frattempo Muradin. C'è un po' Muradin. di stranezza nel vedere Diablo e Stitches, perché Stitches Effettivamente. tende a grabbare uno di loro e tenerlo vicino. Ragazzi, la serata delle sorprese. Keltas di Serata di nuovo. Keltas. Sulla campana, 2 secondi dalla Con fine, Jaina arriva Keltas. disponibile, lasciano Jaina agli Ghost Busters, che però devono Io ce la decidere se vedrei andare bene, con un, Jaina. sì, ma devono decidere se andare con un supporto singolo, Tyrande che non te li tiene comunque i O due vanno di nuovo col doppio support, Tassadar l'abbiamo visto giocare tank. prima. Sì. Sì, ma non avrebbero Non danno. gli Non basta il avrebbero danno, gli basta il danno a quei due qui. i danno. Qua vogliamo Jaina, assolutamente vogliamo Jaina per forza. O anche un Greyman. Anche Greymane, ma c'è tanto fa, c'è Farstad che copre il suo ruolo, che fa l'exploit Sì, no, in lane. effetti. No, devono prendere Jaina, altrimenti non vedo alternative, nel senso gli serve Sì, un anche mage, perché il gli serve un danno mage burst assolutamente in sul burst. target, eccolo qua, Ok, sul target vediamo di Jaina, Stitches, che arriva Jaina. 6 secondi alla fine del time pool. Poi Ok. probabilmente vedremo Kraios su Jaina. Speriamo, comunque non ha giocato male la prima partita. No, Ok, ecco il dicevo, probabilmente primo. lo vedremo perché l'ha gioca. L'ha giocata Sì. prima. Tre buoni Ring of Frost, Prima ha vediamo se si dovuto giocare una ritrova. partita molto difficile contro Sì, non aveva Diablo molta NTC. protezione tra le varie Non è cose, quindi facile. no, assolutamente. Vediamo, una cosa per un aggettivo per la comp degli Hydra sarebbe solida, per la comp degli Hydra, molto molto solida, a parte questo Kel'Thas è un po' un'incognita, Power Spike dopo il 13, vediamo come andrà, nel frattempo ci invitano in lobby. Quindi riprendo un po' il draft. Vediamo un po', quindi loro contano che Zagar riesca a garantirgli l'exp per arrivare fino al 13, perché comunque gli Sox Hydra vogliono portare la partita nel late game, altrimenti Kel'Thas danno non ne fa, e tralla un Power Spike al 13, anche lui al 16. La comp degli Ghostbusters ha un po' più di danno early game, chiaramente poi la D di Tyrande li aiuterà in questo. Mi dicono che sono basso come volume. Niente, tu che ne pensi, Andre, della comp degli Ghostbusters? Visto che prima non ti sono piaciuti i No, no, pink. onestamente non mi sono piaciute le team composition che hanno fatto, mentre quella di adesso, seppur c'è un po' di illogicità nel tenere Stitches e Diablo come tank, perché mentre Diablo tende ad andare a prenderselo in mezzo al team avversario, Stitches in realtà preferisce agire dalla lontananza. Comunque, a prescindere da questa piccola cosa, mi piace di più come team. Ok. Mentre di là, sì, c'è un
degli ottimi pick, però bisognerà vedere un po' come riesce a ingaggiare Muradi come solo tank. Lontana frontline è molto ciccia degli Heroes Busters. Poi bisognerà che Keltas si posizioni veramente bene, altrimenti sarà dura per lui fare dei danni. Sì, anche perché se prima mancava il CC, adesso il CC c'è, perché c'è Sì, Diablo, c'è adesso. Tyrande, c'è follow up con Jaina con la combo. Sì, infatti. Sì. Basta quel martello La che team squaglia i composition, DPS. sì, poi c'è da ricordare che quel martello rallenta anche, quindi. Sì, in più c'hanno solo di Jaina, insomma, il CC ce n'è e parecchio per gli Heroes Busters. Comunque anche gli Hydra non scherzano. Root di Thrall, stun solido di Muradin, slow di Rhaegar, ci siamo come CC. Sì, una delle possibilità che hanno gli Hydra è quella di riuscire a fare danni continuativi, magari utilizzando le bombe di Keltas e il fulmine di Thrall per forzare le cure a Tyrande, che sappiamo perfettamente che rischia poi di andare velocemente out of mana e di non riuscire a tenere a galla il proprio team. Ecco, forse magari adottando una strategia del genere possono avere delle possibilità in più gli Hydra. Comunque, sarà la partita a A parlare, parlare, esatto. esattamente. Effettivamente sarà interessante vedere la build di Sempiternal su Tyrande. Recentemente andava di moda una build sulla riduzione dei cooldown proprio per aumentare il suo output di cura. Quindi sacrificando però al 7 l'estensione dello stun della E su Tyrande Adesso, tra in l'altro, favore di Battle ricordo che Momentum. Kraios è su Diablo, che Jaina gioca Ninfa Alice. Kraios in pratica ha È molto molto ruotato tutti i flex. ruoli. Ha giocato Molto tutti i ruoli flexi. questa sera. Versatilissimo. Ma io credo che questo sia un po' a svantaggio. Cioè, lei dovrebbe cercare di mantenere il proprio ruolo per entrare poi anche nel ritmo partita. Invece, girando sempre ruoli differenti, rischi di avere poi Un po' di delle prestazioni un confusione. po' inferiori. Sì. Vabbè, ma andiamo a presentare i team. Sono gli Heroes Busters con il Giudice su Stitches, Kraios su Diablo, Tomislav su Falstad, Nymphalis su Jaina e Sempiternal con Tyrande. Mentre dall'altra parte gli Hydra, Subcogito su Muradin, Schizo Keltas, Seratul, Rhaegar, Izlo e Zagara e P2P che se ne va top tra. Ok, vediamo. Tyrande fino ad ora. Ok, non andrà con la build della riduzione del cooldown perché ha preso la riduzione del CD sulla D, però altrimenti avrebbe preso il talento sul gufo che riduce di 2 secondi i cooldown se Provano il gank colpisce. mid su Keltas. Entra Parte da un Kraios, lato, un po' di Alice confusione con facendo Luke, combo. Keltas viene sciolto immediatamente. Ovviamente Subito il combo gank. molto aggressiva da gank. Falstad si reca top. Vediamo chi si muovono in 4 per counterare Zagara. Vediamo il giudice in posizione del bush. Zagara retra saggiamente. Passa a top, Romano in 4. Vediamo se riescono Non a stare perdono l'exp. dietro con l'exp. Vediamo un po' uno swap. Muradin intercettato da Tyrande. Il Che gank su Muradin. Muradin. Oh, Muradin se ne va in scioltezza. Però mezza vita tolta così. Mezza vita tolta, sì. Per ora con l'exp siamo pari, insomma, Nonostante il scaramucce kill sono pari di R2. exp. Wow, il giudice ci è andato molto molto vicino a quel Keltas. C'è Nymphalis nel bush, in attesa che uno dei suoi tank faccia la prima mossa. Vediamo Diablo che si sposta a bot, forse per tentare un eventuale gank su Zagara, che è comunque molto indietro verso i suoi bot. Nulla di fatto, si sposta anche Nymphalis, puliscono. Giudice resta mid a tenere la lane. Gli Hydra relativamente conservativi, hanno capito la gravità del gank. Sì, Hook. ci vanno aggressivi. Ghostbusters. Thrall tiene la lane top con Falstad senza troppi problemi. E Primi sì. altari. Passo di mana.
Sì, ma gli Heroes Busters sono tutti full, mentre invece il Thrall degli Hydra è un po' basso di mana. Deve prendere un pozzo e anche un po' in ritardo. E mura di netop anche lui. Mentre Falzad può volare, può finirsi la lane con calma e volare giù. Heroes Busters decisi, lasciano Tirande. Ed è Ok, quello viene che fa. pocata. Kraios a proteggere Sempiterna. Andrà troppo avanti adesso. Nel frattempo non rigiona il team. Zagara per gli Hydra prende l'altare bot. Nel frattempo, Nonostante stiano combattendo in inferiorità numerica, al momento gli attenzione Hydra allo si stanno stun di Tirande, molto comportando bene. buono. Kraios si saluta. Diablo ci abbandona. Pizzo PS senza uno sputo di mana, non può fare altro. Ha preso anche parecchio danno. Pausa. E c'è una pausa, il Kraios giudice. ha Adesso ha crashato crashato. veramente. Comunque, buon ingaggio da parte di Aatrox, che in inferiorità numerica hanno tenuto testa agli Heroes Busters mentre Zagara si accaparrava il tributo sotto. L'altare in bot lane. L'altare, sì. No, Tirande vuole proteggere, prende lo scudo al 4. Si è forzata per forza. L'avrei tentata la build combatto al momentum al 7. Avrei preso il gufo al primo, gufo al 4 e botto il momentum e poi prendere la ulti Ma Shadowstalk. io guardo, onestamente, invece avrei preso anche il talento al primo livello, quello che diminuisce il costo in mana delle Delle cure, cure, visto anziché i fight quella di prolungati, sì. sì, fight prolungati. È unico healer, io credo che debba specializzarsi solo e esclusivamente nella cura. E Certo. poi con lo stun andare a A fare perseguire la. peeling per insomma fare il follow-up sull'incipit dei tank. Comunque, quella build che dicevo io, Andrea, più volte a spammare la ulti e curare proprio tutto il team. Certo, chiaramente poi dovrebbe regolare spesso perché il mana non ti aiuta. Insomma, quando vuoi spammare l'abilità, combatte il momentum, poi il mana Eh beh, diventa una certo. risorsa preziosa. E niente, per il resto vediamo build standard, rinascita, Versagara, spine avvelenate. Rhaegar 4 prende cuore selvatico, che c'è il totem al primo livello, build standard sulla W per Muradin. Ok, sembra che la partita Ci possa siamo. ricominciare a breve. Tetto di anima, guarigione amplificata, build full tank per Stitches. Riparte la partita, l'altare centrale ancora conteso tra le due squadre. Stitches si posiziona Oh, per non un va. hook, non va. Poke di E Falstad, tra l'altro Pizzo aggressivo P, su Stitches. ma non ha Deve mana. essere Ancora non ha preso il mana, stato. Pizzo P, incredibile. Wow, il giudice insta stunnato. Entra Diablo di La violenza. kill sul giudice. Kraios in difficoltà, indietreggia. Mamma mia, Muradin si subconscious si salva con salva un con un salto con HP. 2 HP. Sì, Immagina sloggiando Muradin. il. Come si è salvato Muradin? Tanca Prevede era un fight solidissimo. lunghissimo perché a breve ritornerà anche Stitches. Il poke per i Heroes Busters non manca. Vediamo un po' nel frattempo. Ora siamo su quell'altare. Eh sì. Hook tentato su Thrall, non riesce. Sentinella era pronto per lo stun. Attenzione a Kraios, Diablo non può farselo mamma mia, stunnato da gran bel subconscio. tornado di schizzo. Izza un tornado. Ora dovrebbero prenderlo Faccia a l'altare. Diablo. Adesso la superiorità numerica. Continua il poke. Attenzione a Jaina Zaina. Attenzione a fuori Jaina. posizione, separata dalla squadra. Serathul prova anche con la Z, la vuole, la prende. Bravo Serathul. Ancora Un poke di demonio. Falstad, siamo di nuovo in inferiorità numerica. Dovrebbero prenderlo adesso Sta perché rientrando sì, Jaina. adesso sembra aver guadagnato terreno. Stun Il Tirande, niente, gank Schizzo vuole il di sangue. Stitches è un Su buon Sempiterna arriva sostegno Kraios per da loro. top, se li mangiano tutti, Serathul non sa dove deve andare. Serathul si Si salva salva. con un HP subconscio, No. ancora prossimo al no. Ehi, minion. I minion Quasi. segnano la fine di subconscio. L'altare in nome.
Ok. Quindi parità per le tue squadre anche a livello di Parità anche di Ezio. livello. Vediamo un po', Falstad immediatamente in top lane, Stitches leggermente avanti in bot lane, ma è relativamente tranquillo, gli avversari hanno ricollato. Dai, tornano adesso in partita. Situazione abbastanza statica, guardiamo poi i talenti del set. Falstad build full mage come c'è da aspettarsi. Pizzo P scappa nel momento. Però, partita Stun doppio con equilibrata finora, Muradin. eh. Sì. Molto equilibrata. Tu Stitches prende lo fai slow 5 sugli di attacchi kill, basi. 7-7 livelli, pari exp. Stessi colpi al core. Parità assoluta. Parità assoluta. Vediamo un po' di azione adesso. I Rossbusters si spostano a fare gli easy, lasciando la bot lane. No, ok. Giudice si riporta in bot lane. Vediamo Thrall che si sposta top per un potenziale gank su Falstad. Falstad sta giocando molto vicino alle torri, sa di essere in pericolo. Pizzo P si è rivelato. Miss Al sul lupo. lupo. Nel frattempo hanno preso gli Di easy. I fatto, easy presi. Rossbusters. Cerchiamo di spostarci bot lane, vediamo un gank che si prepara dall'altra parte, forse. Scouting agli easy, eliminiamo la creep. Adesso loro dovrebbero essere a conoscenza del fatto che gli stanno rubando agli easy, vediamo se c'è una reazione. Giudice sale a dare una mano, va diretto su, giustamente. Stanno mettendo un po' troppo a fare quel campo. Eh sì, sono messo un po' tanto, però andiamo sugli altari. Vediamo un po', c'è già fight Stitches da solo. Attenzione al giudice, viene gancato. Viene E anche se lo sbagliato. prende? Era in Sempre attesa della sua insidioso. squadra che faceva gli easy. Parità ristabilita, anche se gli Hydra, leggero vantaggio a livello di exp, si avvicinano al 10. Anche perché hanno costretto Possono Zagara in farlo bot qui. lane con quel campo. Scusami. Attenzione Tirande, molto vicina a Salgono Seratul. gli Aesox Hydra. Devono Tartas mid rimeggiare molto adesso. avanti, schizza, attenzione Kraios, cogli l'occasione, ottimo stun di Sentinel. Eh sì, C'è solo la kill Rhaegar. Tirande c'è. Tempesta su È un arrivato livello anche normale. Rhaegar, ottimo tempismo. Tutto eseguito molto bene, però non ci sono ancora abbastanza danni per buttare giù. Andiamo a Vediamo. vedere bot che ci sono. Siamo in 4 4 su bot, Zagara, che eliminano la tirande creep. credo. Arrivano le ulti. Vediamo, boh, l'ultimo otto Allora, standard per andiamo. tutte e due le squadre. Il Fino a Diablo due. Apocalypse, this is Bile, tirande di cure. In viaggio molto aggressivo Muradin su Tirande, cura istantanea, Tirande lo Apocalypse. stun, c'è cioè l'Apocalypse di Diablo, viene su. Buono il Ring of Frost. Final sul Bel subconscio, io l'avrei grande fatto roll più di schizzo. Zagara, attenzione qua perché Mamma abbiamo mia, preso ragazzi. questo. E vanno giù tutti. È grande Grande alla giocata fede di degli Zagara. Hydra, bellissima veramente. azione degli Hydra. C'è stato poco Il follow su Zoe. quel Ring of Frost, ottima Zagara come un mo di persone. Ha girato il fight. Ha Eh girato il sì. fight. Sembrava che con la ulti di Diablo potesse andare a favore dei Rossbusters, però la ulti di Zagara ha Si è completamente ribaltato il fight. Ma vorrei far notare anche lo stun di Muradin qua. Diablo è andato con la Q, Istantaneo. arriva l'instant stun di Muradin che permette al compagno di andare. È Incredibile. elevatissima, elevatissimo il livello Incredibile. di attenzione. Leggero vantaggio di exp per gli Hydra. Niente di rilevante visto che non Che comporta bello fight talenti. bot. La tirata che gli sposta ovviamente nel. Ottimo look sul Stitches su Zagara, Zagara, follow bello lo di stun di Tirande, Tirande. molto buono dentro Tempesta di Vogliamo nuovo, togliere tanti tutto. danni. Tanti danni, Tirande non ce la fa, era lontano dal diavolo. Però attenzione, sono bassi gli Hydra, c'è una bella ulti di Thrall, viene Di isolato il nuovo buono lo stun giudice. del Tirande. Pizzo P molto Falstad basso, Falstad bene, bene. disingaggia, ottima combo. Buono l'anello Ottima dell'Arinato. combo. Mamma mia, che fight! Bel fight. Molto C'è bello. anche Keltas a tiro hook, mamma Attenzione, mia. c'è Rhaegar vicino. Keltas li alza. Bravissimo Riesce a Keltas. salvarsi. Salda, ma Miss col grande V. fight. Bel fight. L'ha ripreso, avevano ingaggiato male, Diablo è saltato subito, ma in 4 l'ha proprio girata. Vedi, io Sì, sbaster se credo do questa che piccola ogni fight incomprensione. Vai, vai, di.
Scusa. Sì, no, volevo dire una cosa. Qui è evidente come la differenza la farà l'abilità nel mettere giù le proprie eroiche, perché Qua ho si visto un risolverà grande anello di Jaina. molto. Sì, esatto, infatti. Mentre prima abbiamo visto una bella ulti di Zagara contro Zagara. Jaina. Sì. Anche Falstad l'ha aiutato. Vediamo qui piccola scaramuccia top. Poi si è aggressivi. Seratul arriva pizzo P. Falstad prova a disingaggiare. Non ci riesce. Bello il gank di tra le Muradin che arrivano in tempo. Sta salendo anche Keltas. Attenzione. Diablo, bombe, non c'è follow. Po' di danni. Nel frattempo bot Il provano a prendersi forte è fuori. brutalmente assediato. Ias Brutalmente Buster. stuprato da questa doppio easy. E Attenzione però. adesso se spawnano gli altari c'è possibilità di sparare un colpo in più. Anche Sì, se gli cercheranno Aesox vanno a riprenderselo. sì, di riprendersi la torre. Stanno aspettando. Molto fight. Rhaegar intercettato. No, lasciato andare dal giudice. Non c'era la squadra. È inutile sprecare la skill. Provando a riprendersi forte. Un po' di confusione da parte degli altri al momento, vedo troppo distribuiti sulla mappa. Si stanno attivando. Anche perché in tutto questo 4 colpi in più Leros Buster sul Nexus sono in vantaggio di colpi. Vediamo gli Hydra che si muovono compatti verso top. Forse il boss. Vogliono farsi il boss. L'altare Decidono di farsi il boss durante il pick del. non lo Ci so. pensano. Vengono tra l'altro Spottati. spottati da Tyrande. Vediamo un po', sono tutti in posizione gli Heroes Busters. Il giudice ingaggia sul Ingaggiano conscio. in due, sempre. Diablo. Follow. Final di Diablo Thrall, arriva. interrompe tutto. Prode, ma tira la Riesce a porta. tirare l'Apocalypse. No, Stabile. peccato. Stavolta ne prende solo uno Jaina è Questa non chiusa poteva nel prenderla. Maw. Attenzione C'è il Zhao. follow. Ice block. Buono l'Iceblock. Riesce a tirare quest'ultima tempesta che si fa Mamma mia! Muradin. Accidenti, Rhaegar ci è andato Se ne va con vicinissimo un nelle 1 per ulti. 1. Beh, c'è sempre l'altare da prendere. Due pari. C'è sempre l'altare. Gli Heroes Busters più vicini all'altare. Poke di Ma Zagara. smezzati di vita, perché sta facendo fatica come cure Tirande Tyrande, sta facendo in molta pericolo, fatica sì. con le bombe di Keltas. Sì, adesso hanno avuto il 13. La questione si fa. Wow. Hard disengage di Falstad per pokare. Vogliono davvero Bello lo l'altare. sustain. Sì, Tyrande sta a fare un partitone. Buono anche il Khufu. Sempre Eternal, tanti bei. Attenzione al loop di Stitches. Buono, 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 buono. Thrall Però poi riesce viene a abbandonato là. Rhaegar tenersi. che. No, si salva. Ce l'aveva quasi fatta. Keltas ha fatto 12k di run sta parte, Riprendono penso. Thrall. Però, troppo Keltas distribuiti. che sta Hook su prendendo danni, è Zagara. morto Zagara. Diablo Islow può prenderla con la ci sera lascia. Luke. Questa scelta degli Hydra non la condivido affatto, perché sei in inferiorità numerica, con poca vita, è stato più un suicidio rimanere lì a fightare per l'altare. Ed aumenta il vantaggio che passa ad 8. Adesso 24 talento di colpi in più. vantaggio per poco degli Heroes Busters. Vediamo quelle talenti del 16. Hook aumentato per il giudice fino ad ora. Intensificazione per Falstad come da manuale. Aura di precisione per Tyrande. Strano, non c'hanno grandi auto-attacker. Insomma, a parte Diablo, ecco, forse. Strano come talento. 16. Non va Cogito. Luke, sul No. Cogito salta e evita di prendere danni inutili. Boh, che mi dite su sull'aura che ha preso di grande? 16. Non è grandi auto-attacker da buffare. Oh, Diablo, ne guadagna un po'. Sì, in effetti, beh, Falstad sicuramente qualcosa, anche se è Grandissimo hook diventato su un meme. schizzo, ah, poca coordinazione. Attenzione al Mo' sustain di immenso, sono Rhaegar. tutti appiccicati e c'è la bomba. Wow, buono Yoink. l'anello, però è stato un Bomba massacro. degli Aesoxider. Questa Stitches Zagara fugge. Islow è il secondo fight che rigira completamente. Mamma E mia. schizzo ci mette di suo.
No, fa anche se vediamo Falstad Topiro Damage per gli Ghostbusters, mentre Sì. invece Zagara Topiro Damage Funziona per Diablo, Falstad salva Diablo molto bene Pizza P è morto. e va giù Pizza OP contra Al. Molto molto avanti, non era più followato, Muradin non poteva restare infatti. Attenzione, Vicino all'altare il Damage giudice, si muore molto per avanti, prendere Fatal Smite aggressivissimo, tutto per Luke. Che va anche a segno, però su non, Hook. K nulla inseguito di da fatto. Zagara. Viene inseguito, Rian Infalis, un macello di danni. Attenzione a questi danni di Jaina. Diablo non ce la fa. Niente. Pure Grande Din slowata, all'ultimo che Hook non in va. Hook arrivo, non va. non va. Comunque il martello di Falstad sta sempre facendo più danni. Ha quasi shottato Keldas adesso. Prima a prendere stack. Islo fa Fa Yeezy, sempre poca più vita, male. ok. Ne utilizzo il talento, arriva l'Infalis. Attenzione a Nifalis che si Rubba va a prendere Yeezy, c'è questa anche Seratul, vita di però Rhaegar ingaggio addosso. immediatamente. Final, non Prende male. bell'anello su Rhaegar che può andare giù e va giù. Vabbè, continua il fight, è molto Attenzione scoperto, arriva a Thrall, spezza tutti. Falstad disingaggia. Trax. Si prende tirando e Falstad salva il team. Tutto Il sommato è Rhaegar. andata molto molto bene a Gyros, Attenzione a però Jaira. Keltas che Falstad prende vuole Tormistar prendersi Falstad e non e ce se la lo fa. Il prende. grande kill di Keltas. È l'arrivo di Muradin sul campo di prima è stato fondamentale. Wow, Hook su Bello Thrall questo all'interno delle Hook torri, peccato però ha finito in all'escape colpi. con lei. Quasi a sfregio il lupetto e poi la Q. Ci Un si la commento da Emi. Seratul si lamenta del nerf su Rhaegar, attenzione, ci perdiamo un gank su Zagara. Una Zagara. Che ci lascia. Prova a salvarla Pizza P, non si attenzione, riesce. E Cryos Kalios fuori che prende posizione fuori adesso. posizione. Preso Keltas, accidenti ragazzi, il giudice li prende Yuuk. Nel frattempo spawn all'altare e siamo in una situazione di meno uno È anche un per forte di vantaggio per Jaira, che corrisponde a un colpo in più se qualora dovessero conquistare l'altare. Team qui si c'è osservano, Muradin ingaggia adesso su rientra Jaina Falstad che può AFK. volare. Ok, recuperano leggermente la situazione curata da Rhaegar. Anello su Bello Thrall. l'anello, ne ha Purtroppo preso due su tre. Thrall non viene aiutato. Grande palla. Attenzione anche a Qui questo si Hook. rispostano a Prova a destra e a chiudere. sinistra con le ulti. Keltas Fantastico che questo match spara a fino a bomba. comunque, bello bello. Vediamo E un po' decidono adesso. di Ancorano lasciargli, Seratul. questo. No, Poke, Falstad. Tad, sì. Doppia skill per bloccare il cap. Che Jaina e Diablo hanno recollato. Diablo sta andando mid. No, scende giù da mid. Mezzogiorno di fuoco, i duellanti si osservano, sono in inferiorità numerica Bello stun Jaira. finale. Arriva Cryos, Modi Zagara di Zagara nuovo, con l'ulti. accidenti! Ulti di Diablo, poco successo, non so dove Attenzione guardare. Muradin, però è tanto avanti Schizzo Muradin. prova Anche a Keltas sostenere il che suo ci tank, spara allo con lo scudo, scudo. final La sul ulti di tank, il Rhaegar. giudice adesso fuori posizione. Schizzo si salva, lanciando un gufo di tirande. Cryos vuole sangue, ma Attenzione a Cryos prende lo che è scudo. bravo Keltas, lo spinge via. Falstad Anche ancora con disingaggia, Falstad. allontana il Quasi a suo dirgli andiamo tentativo. via. Muradin utilizza la D, buono stun di Bello stun, Tirande. arriva Keltas. La Blink, ulti di Thrall Thrall, non gliela molto permette di buona, mandare molto via. buona. Accidenti. Ok. Vabbè. Se la potevano giocare Ottimo l'ingresso diversamente. di Thrall. Thrall è arrivato veramente Secondo me eccitato. hanno un po' affrettato i tempi Rhaegar e Muradin Sì, a svoltarsi esatto. all'inizio sull'altare, quando invece i suoi compagni erano rimasti un pochino indietro. C'era da aspettare Però il tanta azione in compagno. questa partita, tiratissima. 25 a 20 le kill. 20 Ma le kill a partita. relativamente parità, insomma, non vedo grandi. Cioè, sono state Insieme belle a azioni a destra e a Muradin. sinistra. Quindi vediamo, push top. Sì, ma non Io vogliono prendersi questo fossi fuori. Hydra comincerei a fare un botto. O a forzarlo, dici? Ah, Ma tanto sì, vale prendersi il prima ero forte, qui cioè, Zagara. i bot dei Ghostbusters con una ventina di secondi di cooldown. Ecco, stanno aspettando la wave. Arriva
poi possono pushare top per arrivare indisturbati. Sta arrivando anche Rengar. Sono ripresi il forte botta. I Ghostbusters salgono in tutta fretta. Arriva Falstad. Vediamo. No, ha volato molto safe. Via, via, via. Non sono riuscito a salvare il forte. Adesso l'opzione boss è aperta comunque per gli Hydra, che invece si dirigono mid, vogliono forzare gli avversari a fare su e giù, a riprendere i forti. Una rotazione, esatto, di conquista dei forti. Evitano mid, provano gli easy, tra il missa e il lupo su gli easy. Sì, ha ammalato il lupi chissà dove. Tre altari. Mose qua dalla chat ci dicono che c'è l'overlay sbagliato. C'è scritto Mana Maker se non... Accidenti, non Exorcise. Perdonatemi. Squadra a destra. Vediamo un po' se Falstad farà valere la sua grande mobilità. Presi gli easy top di Ghostbusters. Vediamo un po'. Gli Hydra si sono concentrati sulla parte inferiore della mappa. Accidenti, Thrall entra... Wow, utilizza la ulti come poke. Un po' così questa. Ulti come poke, forse si aspettava un follow, ma non c'è stato. Sì, tranquillamente. Hook su Thrall, Seradul stunnato da... Stunniti grande, Jaina. Dalle ulti, Apocalypse stunna tutti, Jaina nice block, Blink, si salva. Resta su Kojiko, ha cercato dagli avversari. Thrall riesce a mettere giù un po' di danni. Si porta il diavolo. È chiuso da 4. Le bombe esplodono. Sul Cogito va avantissimo. Su Jaina. Bravo, Falstad disingaggia. Altro stun per il disengage. Riescono ad andarsene? Sì. Seratullo vuole il sangue. Non l'avrà. Ok, adesso gli Hydra vanno al boss per aumentare il loro vantaggio. Visto che hanno vinto il fight. Hanno parano 40 secondi. E si portano in vantaggio di colpi, sì. Vantaggio di un colpo. Partita decisamente equilibrata. Ragazzi, scusate. Sì, una bella partita. Team fight con botte da orbi. Schiaffoni che volano. Botte da orbi. Spottati agli easy di Hydra. Schizzo deve andarsene, a pochissima vita. Il forte bot non ha una buona cera. Pushato, ci sono anche gli easy da difendere. Comunque sicuramente stiamo assistendo a un match molto più equilibrato rispetto a quello precedente. Sì, assolutamente. Ma tutte e due le squadre hanno parecchio da dire. Thrall ha fatto una bellissima azione immediatamente dopo una inspiegabile poke con la ulti. Vediamo se riescono a mantenere il focus. Falstad non li vuole nel loro forte, li allontana. Tuttavia gli easy sono alle porte insieme a una wave gigantesca. Riescono a salvare il forte. Di nuovo tre altari. Accidenti, hook assurdo su Zagara, Blink. Gran Blink di Zagara. Ulti di Thrall, prematura. Non sotto forte. Il giudice vuole prenderseli. Chiude Pizzo P, blinka. Bile, ma attenzione, si spinge tanto avanti. Molto molto avanti. Anche se c'è Diablo a fianco. L'unico a portata adesso è Thrall. Gira Thrall. Final di Rengar. La final preventiva di... Ok, hook su Muradin. Forse stava meglio sul land. È andata a giocare, con quel martello di pasta che fa veramente tanti danni. Molze, ci puoi dire quanto danno aggiuntivo fa adesso? Sono curioso. Aspetta, attenzione, appena trovo... Attenzione, Diablo, no. Che vabbè, aveva le anime rientra su. Scusate. Accidenti. Se riesco a selezionarvi... Falstad, che adesso prova ad andare a prendersi l'altro, andiamo a vederlo però. Ha 178 bono, ha 178 stack sulla sua Q. Ecco, schizzo insegue, schizzo. Keltas, quanti danni fa la sua Q, ma Keltas risponde Keltas molto se bene. Lo prende. Bravo, schizzo.
È andato avanti a cazzo duro, Eh sì, incurante di senza quel colpo. martello che fa due danni mostruosi. Ok. Raga, qualcuno ha idea di come si ripristina la vision generale? Con la E, eccoci qua. Fortuna che mi sono stampato il foglio degli shortcut. Sì, quindi Farsa dà un bonus di 178 stack attuali sul martello. Nel frattempo vediamo gli Hydra provano a farsi invisi Ah, ma non tranquillamente si in vedono in disdosbare. realtà. Moze, fai una Dimmi. bella Perché? cosa, premi Z. Ok, zoom. Vai Sì, ci indietro. vediamo meglio, sì, in effetti. Eh sì. Sarebbe male giocare Ronaldo anche così. crasha, Cryos si mette in pausa, non è un problema. No, ci sono. Pushano il forte bot, riescono a prendersi con gli Hydra. 26 minuti di partita su Koshdo, ingaggia cattivissimo, Falstad forse voleva spingerli dentro al core, deve disingaggiare, ulti di Non Diablo c'è niente. sprecata, hook su Thrall, Blink. Attenzione, Thrall che si salva col Blink. E viene refullato da Rhaegar. Ninfarissa poca Lightning vita, Pulse in mezzo se prende schizzo la Blink bufata Rhaegar. aggressivissimo in avanti, Keltas, Muradin finisce la kill su Jaina. Molto molto Attenzione, aggressivi gli Thrall. Hydra, vogliono chiudere. Attenzione, Diablo che va. Cryos C'è da ci dire che lascia. Schizzo è un È pazzo. un pazzo È un pazzo, ma a veramente. noi ci piace così Mamma perché mia. quando si vedono certe Schizza bombe in faccia a scene. tutti proprio. Blink Sì, aggressivo. davvero. Riescono a prendersi i due altari. Ok, Altari nel mio nome. Promo buono il giudizio a zoning pocare di Muradin. istantaneo. Quello Non riescono a pocare. prende 4 a 9, signore, attenzione, prossimo altare o boss decide la partita. Subconscio vuole aggressivamente Sì, Lisi io nella lo squadra deleterei avversaria. così. Il suo team è lontano, dovrebbe disingaggiare, c'è Zagara. Vediamo se No, il no, giudice tenta non un si riprendono, hook. loro stanno prendendo il forte bot. Se il Prima giudice tenta che... un hook blind dentro a quella roba, niente, tirando di spot in ritardo. distrutto un forte. Ecco, gli Hydra vanno, marciano verso il boss. Attenzione, perché È qua pericoloso se però, capiscono la call si può provare a fare un eh. fire. I Sembra Ghostbusters hanno che capito, giochi si stanno bene. avvicinando. Arrivano con Sempiterna pulsante arriva per forse. prima, Thrall ingaggia con la ulti stun di Muradin. Falstad distrugge un'ulti perfetta di Jaina. Che non va giù neanche Non va giù neanche a Muradin. Molo di pochino. Zagara, Eccoci. attenzione. Danno immenso, Zagara viene hookata dal giudice. Blink torna in fight. La ulti di Cryos serve per il disengage. Forse possono farsi il boss in Adesso tranquillità. possono farselo, sì. Pizza Io OP aveva tentato di flancare dentro al non forte. rischierei comunque questo boss perché non riuscirebbero comunque a chiuderla la Anche perché partita. Falstad potrebbe tentare di rubarlo. Ottimo stun Attenzione, su Pizza OP. Pizza OP bellissimo ci lascia. timing girando. Sempiterna. Attenzione. Tra la ulti. Falstad. Attenzione, se Mighty prendono Gust. Thrall, Schizzo Blink non c'è aggressivo schizzo. all'interno. Mamma mia. Si prova, però giusto, Ci giusto. prova, escono gli altari e attenzione, E vanno a partita rubarsi il boss ribaltata. ed è GG. Molto Infatti, probabilmente quanto sarà tempo GG, prima? hanno GG 50 contro secondi. Ghostbusters. Molto rischioso Mi quel boss. bella reazione a quel dispiace boss. avergliela un po' gufata, Hydra, però io non avrei rischiato il boss. Perché da una situazione di vantaggio sei andato poi a creare una situazione Abbiamo imparato dei nostri errori, Logan. Sì, noi sappiamo bene cosa vuol Sappiamo bene dire. cosa vuol dire trovare un Un boss. boss. Cosa vuol dire trovare un boss? Impariamo dagli errori GG passati. GG Heroes Buster. per gli Heroes Busters. Vince la squadra blu. Molto bella, molto 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 bella No, un questa gran partita. fight. Cioè, loro sono andati a vincersi un fight in tre. Hanno preso due kill. Jaina è esplosa. Poi non mi Eh sì. ricordo chi, sinceramente, ma erano in tre. E sono andati a prenderseli. Sì, E hanno fatto una pentakill. c'erano Cioè. Veramente Diablo. bravi, un gran bel fight. Falstad 104.000 danni, Keltas 107.000. Le statistiche allucinanti, 20k Pizza di e exp. Tomislav, caterve di danni. Partita molto lunga, tra l'altro. Eh sì, quasi mezz'ora. Inaspettata su questa mappa perché dopo i 20 minuti incomincia a spawnare tre altari alla volta per
Esatto. Cioè, è durata più questa di quelle prima. Delle due precedenti, sì. Equilibrata, equilibrata. Kraios è morto un po' troppo con Diablo. Però non male, non male. Non male, ha fatto dei bei ingaggi. Bravo, anche gli Hydra, purtroppo... trovata al boss. E comunque, un bel comeback nel finale con quel boss. Fight molto molto attivo. Intanto per l'Heroes Busters. Kraios, vediamo se parte già il draft. Finalmente. Visto che sono su Battle.net e lo vedo. Comunque TS. Eccolo qua. Ci passiamo questa schermata. Ok. Aspettiamo il ready degli Hydra. Probabilmente qualche un momento di spogliatoio post partita, anche per decidere la strategia su Tomba della Regina Ragno. Altra mappa giocatissima in questo torneo. Primo ban, primo pick per gli Heroes Busters. Vediamo se insistono con la combo Stitches di Arno. I bannano Zagara, giustamente, visti i modi ban prima... giusto. A meno che non volessero piccarla loro, giusto bannarla. Probabilmente prenderanno qualcos'altro come first pick. Forse Xul, vediamo. Che ricordiamo adesso è giocabile in torneo, non era giocabile soltanto per la prima settimana, in attesa di eventuali bug. Non è cambia tutto, cambia tutto, ban su Keltas. Vogliono bannare Schizzo. Non sono molto d'accordo, bannano Liming. Ok. Bannano Liming. Quindi probabilmente first pick sarà Zagara a questo punto con Nymphalis. Gliel'hanno suggerita. Da giocata spesso, bannano Xul. Zagara in questa mappa comunque, come credo praticamente in tutte le mappe. A questo punto fossi stato negli Hydra avrei bannato Zagara. Qua vedi anche le consegne, no? Infatti. Si sono bannati Xul in risposta, non mi è sembrata una mossa saggia questa. Vediamo un po', primo pick per gli Hydra. Vediamo se Kraios cambierà ruolo. Grazie Drunkenmaster 91, grande. Grazie Drunkenmaster. Nel frattempo... Trall, pick solido, vediamo se Pizzofi riesce a redimersi un po' per gli errori nella prima partita. Ha fatto solo una buona final, le altre... No, ma ha fatto anche sì, un paio di ulti premature o leggermente in ritardo. Però no, si è fatto anche le sue kill, ha fatto a un certo punto quell'ulti quando sono rientrati quell'altare. Da cui gli Heroes Busters non andavano via e li hanno tirati giù tutti. Poi dopo Trall. È un personaggio che ha grandi responsabilità Trall nel teamfight. A grandi poteri derivano grandi responsabilità. Assolutamente. Facciamo tesoro degli insegnamenti della Marvel. Entrambi i team ci pensano molto sul Rhaegar, Time Pool e Rhaegar. Stessi pick della prima partita. Quante volte si vede questi primi due pick? Si vedono questi primi due pick Rhaegar Trall. Finalmente vediamo la questa sera praticamente sempre. Quasi sempre, sì. Attenzione, Giovannona prepiccata per Heroes Buster. Single tank? Anche single tank, vabbè, hanno tempo di vedere cosa prendono gli altri, questo di sicuro. Giovanna qui va bene, si sceglie il talento sulla W, pulisce le wave più in fretta, ci sta. C'è un tank, cammina, prende schiaffi, mette lo scudo. Blind. Attira la gente. Blind da considerare. Prende bene la backline. Questo tank probabilmente. Quindi ci possiamo aspettare qualche pick di squishy, vista... Giovanna, Farstad, di nuovo, riconfermato. Eh beh, ha fatto i buchi prima. Tomislav lo giocavano? Giusto, raga? Sì, lo giocava... Sì, mi pare proprio di sì. Tomislav. Sì. Vediamo un po'. Ban per gli Azog Hydra.
Sono curioso a questo punto di vedere il secondo ban degli Heroes Busters, perché quel Keltas ci stavano pensando. Fanno un healer, dicono Karazim. Un po' Un insensato, po' Karazim. insensato, sì, effettivamente mi sembra un po' affrettato questo ban su Karazim, perché non hanno il tuo melee Ebbene, per ora. gli stanno. Ho voluto Sì, togliergli un vogliono altro. ridurgli il numero, il pool degli healer. Beh, allora avrei bannato Wuther. Che l'hanno già Sì, infatti, ma giocato. anche perché se poi vuoi giocare Keltas e adesso non te lo bannano neanche, a quel punto se prendono Karazim Healer ti va anche bene, perché bannarlo? Vediamo un po', ban Vediamo su se prendono già Muradin. Keltas Non di nuovo. gli è piaciuto avere Muradin contro prima. Beh, è probabile che vedremo un pick di Diablo allora da parte degli Exorcist. Ah, il Sì. ban di Muradin. Vedremo Quasi forse la combo sicuramente Diablo sarà. ETC doppio tank Beh, io li vedrei bene. con Che ci un hanno buon mostrato molto mage. bene i Mana Makers questa sera, nel Eh primo sì. Un game. Diablo in ETC e poi riuscire magari a prendere come last pick Jaina. Allora a quel punto ci sarebbe davvero una bella team composition a parte degli Hydra. Vediamo un po', Diablo, Diablo, eccolo, infatti. molto, oh, accidenti, Tirante. tiranne, vogliono gankare loro. Ah, però, boh, doppio support. Chissà, magari ci stupiscono con un bel Bloodlust di Rhaegar. Rhaegar, che potrebbe anche essere un'opzione. Vediamo un po' se, quindi, hanno bisogno di un altro auto-attacker. Forse non vedremo Mage dal lato degli Hydra. Momze, rispondi tu al nostro amico che ci chiede di Kerrigan, visto che sei un fan. Chi ci chiede di Kerrigan? Spiegatato. Sì, io sono un fan sfegatato della regina. Kerrigan, ma Kerrigan secondo me è su un terreno un po' conteso, no? È un po' come tra gli assassini melee e gli off-tank. Tuttavia, con tutto questo burst che c'è in giro e non avendo self-heal, la vive male, anche perché Uther sta abbandonando la scena dei supporti. Come sappiamo, la combo famosa di Uther e Kerrigan non è più viabile per il momento. Comunque, E tutto però in realtà il sommato, self-heal ce l'ha perché c'ha gli scudi. vedendo poi la composition degli Heroes Busters, tutto sommato ce la vedrei anche Kerrigan Ah sì, stavolta. eh Perché sì. Eh sì. E non ci sono CC salvo la W di Johanna. lì Comunque c'è potete costruire al Tassadar. 16 di Rhaegar. Sì, Tassadar solo vabbè, ma healer. per gli Heroes Busters. Con gli auto-attacker ci Potrebbe sta. essere una Più che c'è tragedia. Potrebbe Jaina. essere una tragedia questo Attenzione a Tassadar. Diablo, Tirande e Jaina che possono shottarsi Sì. praticamente ogni target al di là di Johanna del team Eh sì. avversario. Forse Tassadar, ecco, quando soprattutto dal 13 che c'è il talento che si attiva in automatico. La è. Dipende anche lì. Se Jaina è brava a mettere la W nel momento in cui Eh sì, Diablo manco grabba, sottile. si prende tutti i danni pieni. Più la mappa li favorisce perché la mappa fatta apposta per i gank. Su questa mappa si giocava benissimo Kerrigan, era fantastico giocare Kerrigan e sfoggiare la mia Master rossa. Speriamo di poterlo fare a breve. Magari in torneo, chissà, chissà. Questo si vedrà. Di questo ne parliamo. Questo se ne parlerà, sì. Buddy joined your channel. È una settimana e più che spingo per Kerrigan, Ma ci vediamo. siamo con la lobby? Sì, io sono in lobby, adesso vi invito. Buonasera. Oh, ci ha Oh, ci raggiunto join subito anche Lid. Lid. Siamo praticamente Lid per for una battle dead. al completo. Lid, ti No. faccio. No, proprio no, però. Ti faccio Manca arrivare un Gindolo. invito alla lobby. Un attimo che loggo, sono appena tornato dalla cena di compleanno. In fretta che la Allora, lobby è approfittiamo per piena. farti No, gli attenzione nel auguri. fargli gli auguri perché Sì. ora non è. Ancora non è ora. Bene, ma io di fronte alla magnificenza del commento tecnico di cui vorrà onorarci Lid for Dead, io mi faccio anche da parte e vi saluto. Ma Saluto no, Brunaldo, tutti. io ho saputo che sei stato eccezionale, Sì, quindi continua pure. ma in quattro ci parliamo sopra e basta. Ma no, io non.
Ti devi sbrigare, lead che ci aspettano solo noi. Ci sono, sta caricando. Appena posso ti invito nella partita. Purtroppo Oz ha deciso di essere più lento del solito. C'è stata una patch a quanto pare. Caldo. Eccomi. Ecco di qua. Ed eccolo qua. Siamo ready. Va bene, ciao a tutti, buona partita. Ciao Bruno, grazie per l'aiuto e il commento tecnico. Ciao. Buon proseguimento e buona partita. Grazie. Grazie. Ciao bro. Ok, lead, ti aggiorno un pochettino sulla situazione. Gli Heroes Busters hanno perso le due partite contro i Manamakers, mentre invece hanno vinto l'ultima giocata con gli Hydra, contro gli Hydra, per un boss trovato, per un trovo degli Hydra al boss. Sì, e niente. Che hanno davvero... Cosa? No, vedevo il pick di Cho'Gall, quindi... No, hanno piccato Cho'Gall, ti aggiorno sui pick. Gli Heroes Busters, Zagara, Giovanna, Falstad, Raynor e Tassadar. Aspetta, colgo l'occasione così presento anche i player nella loading screen. Ok, abbiamo Raynor giocato da Kraios, Giovanna giocata dal Giudice, Tassadar che gioca sempre Eternal, Nymphalis su Zagara, Falstad giocato da Tomislav. Poi abbiamo Seratul su Rhaegar, Islow su Tyrande, PizzaP su Thrall, Subcogito con Diablo, Schizzo con Jaina. Schizzo è il mage degli Aesox Hydra. Nella partita di prima, notevoli i blink aggressivi e la ricerca sfrenata della kill. Schizzo, Omen Mole. Qui vediamo due formazioni opposte praticamente, quella dei... degli Aesox Hydra praticamente si concentrerà probabilmente sui gank. Assolutamente sì. Vista la mappa. Mentre l'altra, avendo una compo un po' più di resistenza, cercherà di mantenere le lane e arrivare al late game. Vediamo come se la giocheranno. Insomma. Vediamo, sì. L'incognita è un po' Tassadar, perché Tassadar è ottimo contro gli auto-attackers, un po' meno contro Mage, Jaina. Un po' meno contro Jaina. Anche con le spell di Diablo e PizzaP. La mia OLED. Allora, premete O, così seguite me. Mi sto muovendo ad ovest, di nuovo. Ad est. Scusate, ad est. Ehi. Okay. Sono centrato sul Giudice, Kraios, Tomislav e Sempiternal, che partono tutti mid. Stessa idea, gli Hydra, nel lato destro della mappa. Vediamo che intenzioni hanno gli Hydra se partire subito con un gank aggressivo. Sì, effettivamente sono loro che detteranno un po' il passo della partita con le loro rotation. GL, molto molto sportive le due squadre in tutti e due i game. Fa piacere vedere queste cose. Sì, veramente. Li abbiamo spottati da Tassadar, piccola esitazione per quanto riguarda gli Hydra. Ok, stranamente Thrall non è andato in lane contro Zagara al momento. Anche perché Thrall forse adesso... perché ancora non è stata spottata più che altro. Però c'era la spottata adesso. Andava a bot. Sì. PizzaP va bot a counterare Zagara. Per il momento Tyrande, Rhaegar e Diablo Mint, gank su Jaina, Schizzo avanti e GG. Riescono a prenderselo. E la comp dei gank. La comp dei gank viene gankata. Perché Jaina solo in lane, in questo caso non avremmo voluto vederla. È un po' mid. Attenzione alla situazione bot, fammi vedere un attimo. Si sta avverando esattamente il contrario di quanto avevamo detto. La comp statica, per modo di dire, degli Heroes Busters va a cercare la kill. Forse riescono a prendersi Diablo, c'è un buon follow. Lo stun di Tyrande è troppo tardi, non lo salva. Islo riesce a recuperare le gemme. Dimmi. Dovrebbero muoversi di più gli Aesox, soltanto che in questo momento stanno facendo un'ottima rotazione i ragazzi degli Heroes Busters.
Sì, li vediamo molto aggressivi. Tassadar non è solo in lane. Gene di nuovo solo in lane. Vediamo un po' spottata. Tomislav stacca il martello quantomeno. È buona la rotazione dei Busters. Non fanno abbastanza bene la stessa cosa gli Hydra. Forse c'è il gank giù su Zagara che però sì, è abbastanza difficile. No, sta giocando molto molto safe. Se lo aspetta. Vediamo un po' rotation mid. Pizzoppina approfitta per pagare le sue 7 gemme. Exp, gank su Jaina. Imminente. Schizzo indietreggia di corsa sulla mount. Ok. È un po' troppo estesa Jaina. Sì, voleva pushare. Ma questa non capisco se la comp degli Esox, cioè, l'hanno fatta in questa maniera per giocare da gank o hanno qualche altra idea? Perché al momento non si stanno muovendo per gankare, quindi sì, forse avranno qualche altro piano. Anche perché sotto su Zagara, guarda. Sto andando. Sì. Infalis riesce a salvarsi, muove lo stun. Ma mi sa che ci lascerà Tral. Ci lascia Tral. Anche sul Cogito è vicino alla morte. Eh sì. È un gank che si riceve. No, vedo una rotation veramente veramente efficace per quanto riguarda gli Lost Busters, gli Hydra molto meno, non riescono a dettare le fasi della partita, che è quello che vogliono fare. Il giudice con 30 gemme dovrebbe apprestarsi a pagare, manca una moneta per le prime Weavers. Molto probabilmente in favore degli Lost Busters, Schizzo un'altra volta deve ritirarsi, beve. Bot lane in due, Thrall, Tirande contro Zagara, non lo so, Diablo è solo, dovrebbero interrompere il pagamento, Tomislav stacca ancora la Q, ecco le Weaver, no, ancora non riesco a pagare. Comunque io avrei lasciato più Rhaegar in lane e mi sarei mosso con Jaina e Tyrande e Diablo per fare i gank. Assolutamente, gank su Tyrande, si salva con un soffio di vita, si shielda inutilmente all'interno del cancello. Vediamo un po' Diablo un po' avanti, circondato. Ah, è uno sguardo ai talenti. Raynor vuole staccare gli auto-attack, la build, l'unica build possibile di Raynor. Falstad build mage, Tassadar per gli scudi. Quanti stack avrà fatto questo martello? Sì. Ve lo dico subito. Dovrebbe essere serio. Attenzione. Cosa è successo? Niente, volevo far vedere a quanto stava il martello di Bastard. Push estremo mid. Jaina molto 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 avanti. Riesce a salvarsi incredibilmente. Sì, veramente completamente fuori posizione. Nonostante la team composition dell'Hydra mi piaccia di più, sembra che non abbia molto confidenza nel giocare, perché... Sì. Mamma mia! Thrall colpito dal martello. Si stanno muovendo molto meglio i ragazzi degli Heroes Busters al momento. Stanno facendo quello che avevo previsto, avrebbero fatto gli Esox, cioè, di girare, ma... Due livelli già tondi di differenza di esperienza. Sì. E sì, al prossimo al 10. Al 10. Sei minuti di partita. 6 kill. Due forti. Diablo è sempre solo, Jaina è sempre solo, non lo so. Loro dovevano girare in 4 assieme. Vabbè, adesso per loro è molto difficile cercare di fare qualcosa, perché comunque... Sì. No, hanno le ulti, vediamo. Hyperion per Raynor, scudo benedetto, muro, Maw e Ghast. Falstad. Molto, molti, molti controlli. Buono il muro, Buonissimo il muro di Falstad. Bloccato per un pelo Diablo.
I Ghostbusters stanno dominando la partita, ne fissano il passo e l'orologio. Assolutamente. Gli Hydra riescono ad accaparrarsi il campo degli Yard per depushare un pochettino la mid lane. Nel frattempo cercano di pagare gli Ghostbusters. C'è poco che possono fare gli Hydra in quanto non hanno le ulti. In caso di fight sono problemi. Ma possono solo subire al momento, sì. Purtroppo. Ma... c'è solo tirande in lane, cercare di recuperare un po' di exp, il giudice aggressivo sul conscio. Lo scopo principale era di cambiare. Vediamo, ci può essere forse un accerchiamento da parte degli Hydra. Pizza OP è molto avanti, non è accanto al Diablo. Ho cercato l'engage di lato, ma il suo team non era neanche pronto. Sì, quindi... e più non ci sono le ulti, ecco, si saranno spaventati. Nel frattempo il giudice prova a pagare le ultime tre. Diablo non riesce a fare l'empower. Forse dobbiamo la kill, la prima kill, ma no. Quando la ammazzi, difficile da buttarla giù questa giornata. Schizzo molto avanti, bella la ulti di Joanna. Anche Diablo tenta di allontanare. Molto bene. Spiora il giudice. Cicogito si sacrifica per la squadra. Vediamo se ne sarà valsa la pena. Riescono a salvarsi. Bella giocata. Attenzione, Pizza OP, Seradul non vuole perdere 24 gemme, non prova neanche un follow sul lupo di Thrall. Chissà se Vega andrà di Bloodlust adesso al 10, visto che hanno due support. Chissà, eh? No. Cura ancestrale, cura. Non capisco le... Cura anello Fissur. Ulti un pochettino contrastanti, forse con Tiranda a questo punto avrei preso la Starfall per un follow sull'anello. Prendere quel tipo di final se vogliono appunto vogliono continuare a giocare nel modo iniziale, cioè gankando, certo, utilizzando magari la final, certo, di Tyrande, però stanno molto indietro, hanno paura, dovrebbero avvicinarsi un pochettino adesso. Il fatto che non ne treci, il giudice, arrivano le final. Buono il modo di Zagara che blocca l'entrata. Ottima reazione degli Ghostbusters. Sì. Il modo Zagara era fatto ottimamente sulla porta in modo tale da evitare agli altri di rientrare. Inoltre ha bloccato l'eventuale danno di Tirande. Non molto, ma sì. Comunque ha bloccato il danno. Ma mi sa che c'erano dentro due persone, ora non... mi pare che due ne avesse preso. Sì, due l'ha inglobato. Io ricordo Tirande, ecco. C'era un secondo elemento. Nel frattempo la keep bot è pushata dagli Easy, si preparano un bush. Vediamo. Sbaglio fatto che non ha preso intensificazione, ma ha preso. No, ha preso lo stun sulla Q. Altri controlli. In situazione al 16, eh? Ha preso il rallentamento. Comunque, veramente. Non penso che prenderà intensificazione dal momento che ha preso la folata, quindi. E anche per staccare la Q, Pizza OP viene annientato. Jaina prova a metterci un po' di danno, sul Cogito fa avanti, stun, final di Tirande, lo salva. Un cooldown la final di Diablo. Ah, ecco. Uno secondo. Vediamo un po'. I Ghostbusters si prestano a startare il boss. Hanno vision completa grazie all'ottimo piazzamento della crypta da parte di Nifalis. Per il livello talento di vantaggio, per il livello di differenza, super safe questo boss. Gli Hydra pagano. Si fanno aiutare a bruciare. Come? Pochi gufi da parte di questa Tyrande, cioè non l'ho vista attiva a quanto riguarda lo scouting, sì. Islo. Protagonista del game precedente con una ottima Zagara, con dei move paurosi. Un po' sottotono con questa Tiranna, e vedo tutto il team molto spaventato quasi. Rischia Diablo ad andare avanti. Diablo avanza tantissimo, il team lo segue, ignorano i boss. Alle spalle. Loro non aspettano altro, hanno solo controlli. Ecco. Bait estremo, Thrall prova a riparare all'errore. Kryos va giù, final di Diablo, intrappola Raynor, kill su Kryos, vuole il Maw. Ne
evitare Kurais, lo rischia lo stun del boss. 1-1. Sul Cocito di nuovo avanti, bloccati da un ottimo muro di Tassadar. Schizzo, prende una fraga di danni, ma niente di fatto per gli Ghostbusters. Nymphalis adesso sotto lo slow. Ottimo il disengage di Falstad. La salva, muro di Tassadar. Ah, ma mi bravi, danni bravi, quel bravi. Martello. Quel martello si sì, fa un bordello di danni. Situazione non molto rosea. No, per niente direi. Per gli Hydra. Per gli Hydra. Protagonisti di una bella partita, la prima. Molto molto combattuta, questa invece sembra essere stata dominata dagli Ghostbusters. Secondo me c'è stata una brutta interpretazione di quella che è la team composition da parte degli Hydra. Sì. Diciamo che movimento questa mappa l'hanno scelta gli Hydra o... No, attenzione Pizza OP. L'hanno scelta gli Hydra. Pizza OP. Ha una final per salvarsi, ma non basta. Un macello di danni, Falstad gli ha levato un terzo di vita. Solo col primo passaggio del martello. Accidenti. Comunque, Andrea, se tu premi il numero corrispondente a Falstad, me lo puoi dire tu qual è la sua... quali sono le sue stack, altrimenti se no io massacro lo stream. Qua te lo dico io, le sue stack sono 37. 37 stack per ora. Per tornare alla vision globale, premi... No, ho detto una cosa sbagliata, sono 112. Ah, ok. Giudice molto avanti. Kraios salva involontariamente sul Cocito dal muro di Tassadar, che l'avrebbe ucciso nello stesso spot precedente tra le varie cose. Io provo a seguire gli Hydra, non c'è molto da fare. Nel frattempo i Ghostbusters pagano, hanno un quantitativo sufficiente di gemme adesso. Per la terza volta. Vediamo che i forti dei Busters sono ancora tutti quanti su, hanno perso qualche cancello. Vediamo, c'è Bok su Kraios, potenziale kill, non arriva lo stun, arriva la final di Jaina. Ottimo move di Zagara. Nymphalis chiude 4 persone. Un po' una confusione con le ulti. Final sbagliata da Rhaegar, fatta su Islo. Sì, non mi è piaciuto il focus dei ragazzi degli Esox qui, potevano fare di più. Sì, non c'è stato lo stun follow su l'overpower su Rhaegar. No. Tessitrici per gli Ghostbusters, nuovamente. Situazione molto molto grigia, tendente al nero. Per gli Hydra. Vediamo se ci sarà qualche colpo di scena. C'è Rhaegar leggermente avanti, bot lane, con 43 gemme. Rhaegar non è morto dall'inizio partita. No. Vediamo. Push sulle lane inferiori per gli Hydra, per gli Ghostbusters. Vediamo se gruppano bot. Sembra che sia questa l'intenzione. Gli Hydra difendono il forte top, che è ancora in piedi. Vediamo sul Cocito, balla. E adesso? Prova a ribaltare Giovanna, non è una saggia idea. Arriva Tyrion. Anello di Jaina, no. Tralli, e salva tutti. Sì, ma hanno timato male le ulti. Il diavolo ce l'ha con il giudice, ingaggia solo e soltanto il giudice ci prende le mazzate. Islo è morto. Jaina ci mette i danni. Tassadar non muore. Kraios adesso è troppo avanti. C'è stato da Pizza OP, 1 contro 4. Seratul, 44 gemme. Non vuole perdere l'unica occasione di riscatto per gli Hydra. Schizza resta avanti. Giro di skill sul nulla. Ah no, l'ha ucciso. Ottimo. Ammazzato. Ho ucciso Reinar. Ce l'ha fatta. Sì. Comunque quello che hanno sbagliato adesso in quest'ultimo fight è il focus brutale su Johanna, quando sappiamo benissimo quanto difficile sia da abbattere. Da buttare giù. Nel momento... non solo, ho visto anche una final di Thrall sull'anello di Jaina. Cioè... Sì, confusione con le ulti, un sì. Po' di... Probabilmente il loro modo di entrare dovrebbe essere final di Thrall, final di Diablo, final di Anello. Esatto. Però... esatto.
Provano un boss, attenzione. Attenzione. Te la possono anche fare mentre sei consegna. Tricci. Sera tu, consegna le sue cose. Gli avversari sanno che sono al boss perché non è sparito. Assolutamente, c'è Tomislav già a spottarli, sale Giovanna. Ho un déjà vu. Ho un déjà vu, no? Il giudice entra, cattivissimo, Diablo. Niente, Tomislav li caccia tutti, il boss non è ancora morto però, troppo presto. Final di Thrall, Final di Tirande, ottimo anello di cena. Sempre Eternal. Ok, si sono accaparrati il boss, gli Hydra. Azione di riscatto, Nymphalis ci lascia. Attenzione, gli Hydra! Kraios, un colpo di reni, finalmente. Un colpo di reni, Jaina vuole il sangue, arriva Diablo, glielo offre su un piatto d'argento. Schizzo sopravvive con... Buono, molto buono. Attaccato dai minion, finalmente. Peccato per la lane mid. Sì, che è stata pushata. Però l'entusiasmo, questo fight, glielo concediamo, questo piccolo errore. Bravi, bravi, sì. C'è stato un po' di confusione, però... Meno di prima, quantomeno. Sì, 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 meno di prima per quanto riguarda gli Hydra. Ecco, Falstad si è fatto prendere dalla foga. Ulti un secondo prima della morte del boss. Ma probabilmente aveva paura di morire e non riusciva a farla. Attenzione, c'è l'opzione di chiudere la partita per quanto riguarda gli Hydra. Bisogna che facciano tutto molto correttamente perché... Sì, stanno respawnando, hanno 4 secondi per fare danno irreparabile sul core. Attenzione, Falstad no, se ne va, anche shieldato da Tassadar che era restato nel momento esatto. Il core è in pericolo, subconoscito muore, ci lascia. Il core 20%, 17-12% stasi, il boss e ce la fanno. GG, colpo di scena, gli Hydra ribaltano una partita, complimenti, molto bravi. Un livello in meno, a testa bassa hanno caricato e hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Non avevano conquistato nulla fino a quel momento. Fino a quel momento, le ultime Weaver si sono fatti il forte giù. E col boss sono arrivati a finire il game. Complimenti. Bella, bella giocata. Rapinata la partita, esatto. Expect the unexpected, dicono in chat. E è vero, regola valida, come abbiamo scoperto sulla nostra pelle, sempre. Il boss regala gioie. e dolori. Ai ai ai. Bella, bella partita, e insomma gli Hydra si stanno risollevando dal loro inizio catastrofico in questo torneo. Ecco la mia Kerrigan, ragazzi, non era mia intenzione showarvela, comunque questa è la skin più bella del gioco, e non c'è niente da dire, non c'è assolutamente niente da dire. Torniamo alla schermata off-game, dove c'è la compagnia Jaina. Diamo uno sguardo comunque a Sudoku. Un boss abbia condannato gli Hydra precedentemente, come invece abbia portato la vittoria su quest'altra mappa. Esatto, chi di spada questa... finisce, di spada impedisce. Comunque, un game inaspettato che ci ha dato le gioie all'ultimo. Bello, 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 bello. Vediamo, gli Hydra conquistano il loro primo punto in classifica. Finalmente, i Rosebusters acquistano un punto e sono a pari merito con i Goofy Ruspanti, anche se i Goofy hanno una partita in meno da giocare. No, ma gli Rosebusters hanno vinto anche quella di prima, però. O l'hanno persa? No, i Rosebusters hanno perso quella di prima. Quindi vanno a 3 punti. Vanno a 3 punti. E un po' la classifica vede i Manamakers in prima posizione, davanti ai decima di Born, che però hanno una partita in meno. Match in meno. Manamakers convincentissimi nel match precedente, ottime rotation, ottimo follow delle call, molto bravi. Stato una bellissima serata. Voglio spendere 2 parole per i Manamakers. Io da quando ci abbiamo giocato contro e avendoli visti negli altri streaming, veramente devo ammettere che si muovono molto bene e sembra un'unica massa al giro per la mappa, perché stanno molto uniti e poi è bello da vedere come tutte le ulti, tutte le skill vengano lanciate in maniera coordinata. Molto corretta, coordinata, sì, sono veramente belli da vedere. Sono belli da vedere, che bravi, sì. Ottimo anche il focus, comunque ne prendono uno, lo shotano,
immediatamente. Sì, poi sono super aggressivi, c'è cioè da dire che hanno una buona consapevolezza di quello che deve accadere nella mappa e nel momento in cui acquisiscono un vantaggio sia di exp che di forti presi è difficile che Che perdano. perdono, sì. E Ma il comeback è sempre possibile, come ci il dimostra quest'ultima comeback è partita. sempre possibile. Comeback is real, chissà. Quindi nella prima partita contro gli Aether, il comeback l'hanno fatto gli Last Busters. Chiaramente non era drammaticissima la loro situazione, però sono riusciti a gestirsela. Ottimo il fight 3 contro 5, finale, determinante a quel boss. Ottima in quel caso la ulti di Tomislav. Spazza via gli avversari e hanno conquistato il boss di Rosebusters nel game precedente. Tutto sommato, bella bella partita, belle partite, tutte quante piene d'azione, belli fight. Vorrei sapere un parere sui casters, onesto, perché onesto, costruttivo possibilmente, niente flame, perché è la prima esperienza per tutti quanti, abbiamo iniziato questa sera. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Buono, la chat è stata molto molto civile questa sera. Belle, buoni gli interventi. Tutto sommato io direi positivo. Andrea, aspetto un tuo commento che ci sei stato dall'inizio, ci hai accompagnato tutta questa serata. Per quanto riguarda la nostra esperienza da caster. Va su tutto, sull'esperienza da caster e Ah. come sulle partite anche in generale, ok? Ma le partite, vabbè, come dicevo prima, gli Rosebusters contro i Malamakers hanno avuto veramente poche chance per i motivi che ho descritto precedentemente. Cioè, mi sembra che i Malamakers siano una spanna avanti a gran parte dei team di questa Serie A. Addirittura ci Invece. sbilanciamo così. Sì, ma è Bene, una mia impressione personale, sia chiaro, però vedendoli giocare a me mi fanno veramente una bellissima impressione. Per quanto riguarda poi le due partite degli Heroes Busters contro gli Hydra, devo ammettere che sono stati due match molto equilibrati e paradossalmente hanno vinto il game che non meritavano, sì, perché Capita mentre gli spesso. Hydra hanno gestito molto bene la partita 1 e poi hanno un po' trovato sul boss, Spider Queen, Heroesbusters meritavano la vittoria, invece con un boss si sono ritrovati poi una sconfitta tra le Eh sì, quel fight al boss è mani. Sì. stato C'è da dire che determinante. comunque, tutto sommato, escludendo i Decima Reborn e i Malamakers, la classifica rimane molto corta, quindi con una o due vittorie in fila si riesce a riagguantare poi i posti in alto. I posti in Quindi tutto alto, sì. È sommato questa Serie A si... ancora tutta da giocare. Sì, è Ancora tutta da tutta da giocare giocare. fino alla fine. Tra l'altro io volevo fare i complimenti agli organizzatori, se mi permettete, non so se li avete già fatti, per No, 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 veramente no. la bellissima idea e esperienza che hanno ideato per tutti noi che stiamo qui con piacere, partecipiamo, anzi anche la community che si sta venendo a creare intorno a questa Serie A è una cosa che a me fa moltissimo piacere, spero che questa cosa Molto continui e bello. si ingrandisca sempre di più. Siamo la cosa più grande in Italia al momento e ne Beh, sì. siamo molto fieri. Sicuramente Cryos in primis ne sarà molto fiero di questa organizzazione. Abbiamo visto gli ascolti questa sera in faccia alle 50 persone, forse siamo un po' sotto la media. Sarà il lunedì? Saremo noi? Ce lo dirà la community, anche gli organizzatori quando poi riguarderanno magari i nostri replay. Cryos ci ringrazia in chat e niente. Ah, vabbè, era dovuto, cioè realmente, No, no, realmente credo che assolutamente. creare una cosa del genere faccia solo bene alla community di player italiani e che con lo spirito che ci state mettendo è molto importante, quindi Dai, ancora Cryos, complimenti join ragazzi. ATS, Sì. vi facciamo un'intervista finale, dai, non me ne voglio Sì, un andare, unico sono la appello, star, vorrei fare ovviamente. un appello io più che altro, visto che le community... È facile che si creino poi delle spaccature tra i player, invece sarebbe più opportuno che i top team italiani
cercassero di aiutare i team inferiori per creare un movimento che possa poi dire la sua anche a livello europeo, perché sappiamo perfettamente quanto sia mediocre a livello italiano una volta che ci si affaccia poi in realtà ben differenti dove ci sono multigaming che possono disporre di line-up molto forti. Molto molto forti. Purtroppo la storia italiana, ma non solo in Heroes of the Storm, ma in tutti gli altri giochi, partendo dagli FPS e ne so qualcosa, cioè, purtroppo il livello medio Sì, era imbarazzante. Quindi, dobbiamo se unirci vogliamo come crescere community. come nazione proprio di gruppo, cioè di livello proprio, a livello proprio di massa, bisogna che ognuno aiuti il prossimo e non cercare E non di temere la creare mini competizione, ok? pump. Sì, esatto. Cioè, nel Vi senso. faccio una bella sorpresa, porto da questa parte Izlo, che ho appena scoperto essere una ragazza, quindi la ragazza che ha giocato nel team dei Degli Hydra era degli Lazza Hydra, Gara nel primo vediamo. game e Tirande nel secondo Esatto, game. vediamo come sono state le sue impressioni riguardo alla partita. Un attimo. Vediamo subito, aspettiamo che lead ci porti Islo in chat. Gesù ci guarda, dice Gian Zac, altro che Merlo. Intervista a bordo campo, incredibile, dice Bruno in chat. Grande Bruno che ci ha accompagnato alla prima partita. Bruno, dai, rigioni ATS, è una mega festa al momento, il post partita, ci facciamo una Mi chiacchierata. consente di dire un'altra cosa? Eccolo, I consider eccolo. this the flag of the United User States. entered your channel. No, veramente qui, complimenti a tutti. Bei Aizlo. game e veramente complimenti ai ragazzi che organizzano questa cosa. Che, cioè, sì, io vedo post su Facebook postati alle 3 del mattino, cioè vedo un lavoro incessante da parte di Cryos e tutto il team. Veramente, Molto bravi, molto veramente auguri, una competenti grandissima idea. e con la voglia di farla funzionare. Islo, ci sei? Sì. Ciao Islo, le Islo. tue impressioni sulla prima partita? Allora, Dopo come l'hai giocata? lasciami dire una cosa, Islo, ti voglio fare i complimenti per i MOU che hanno completamente ribaltato i fight nella prima partita, eccezionali. Molto molto bravo, complimenti. Grazie. È stato così, la prima partita sicuramente è stata più bella e più affiatata. Sì, è La molto voluminosa. seconda, ragazzi, l'abbiamo provata perché stavamo facendo schifo e l'abbiamo provata. Vabbè, avete colto un'opportunità e l'avete portata Sì, fino in non ci fondo, ma è stava, giusto. non ci stava girando tanto bene la partita all'inizio, poi ci abbiamo provato e Ma come abbiamo l'avete detto, portata a ragazzi. casa. Io una domanda vorrei farti, proprio sulla seconda partita. Secondo te, qual è stata la difficoltà che non vi ha permesso di utilizzare al meglio il vostro team? Perché come noi avevamo preventivato, voi avete fatto un team da gank, però non siete riusciti a fare quei gank. Qual è stato il problema, secondo te? Allora, siamo un attimo in difficoltà anche noi come team ultimamente perché abbiamo dei new entry, eccetera, e quindi magari non siamo bene coordinati ancora. Comunque, la difficoltà se dirti tanto. A parere tuo, Islo. Sì, no, Tassadar comunque riusciva bene a fare Diablo Tirande, comunque su Tassadar è un po' difficile, diciamo. Ecco. Falstad c'ha l'escape anche lui, su Joanna è immortale, Sì, ma quello che non ho visto. mi è sembrato che vi sia mancato è stata la rotazione. Cioè, loro si sono mossi In quattro. come un team che doveva gankare, cosa che mi aspettavo che facevate voi. Quindi probabilmente, cioè, sono solo mie deduzioni, probabilmente non avete studiato a fondo come muovervi su quella mappa, anche se l'avete scelta voi. Cioè, forse dovevate ruotare un po' di più, andare a fare qualche gank in più, portandovi dietro i DPS. Sì, Poi. esatto, io ho visto, per esempio, quello che ho notato io è stata una Jaina sola in top lane, anche tu ad un certo momento con Tirande hai dovuto recuperare Expari sola in bot lane, mentre mi Sì. sarei aspettato te, Jaina, a fianco a Diablo andare in giro A a massacrare gankare. gente.
Comunque, Awakener 89 dalla chat ci dice anzitutto Epic Mode nel primo fight, e su questo siamo d'accordo, e poi dice peccato nella seconda, l'avete giocata alla grande, gestita benissimo, direi quasi perfettamente fino a quel boss, grandi bei. Grandi comunque bei match. Il boss, oh, sì, come mai quel boss alla prima partita è stato un po' l'ansia e l'eccitazione di chiudere la partita, oppure è stata una decisione estemporanea? Noi volevamo chiuderla, però a dire la verità adesso guarderemo credo i replay insieme, comunque studiamo bene perché non sappiamo se... Non l'avreste chiusa con quel boss perché loro hanno riconquistato un forte e quindi no, loro noi volevamo, allora noi abbiamo detto di... noi abbiamo detto adesso facciamo l'ambush. Mm-hmm. Ok, noi volevamo fare un ambush sul boss perché evidentemente ce l'avamo fatti vedere. Mm-hmm. E quindi sì, loro per salvarsi dovevano venire perché certo. Noi potevamo fare, e quindi il nostro scopo era fare due kill. Ok, sì. E poi la Regina e la seconda e poi fare il boss. Però siamo riusciti a killare solo Jaina, abbiamo startato il boss, è stato il nostro errore comunque non mollare il boss o non continuare il boss. Sì, probabilmente la miglior cosa nel momento in cui loro hanno conquistato il forte era lasciare il boss, perché tanto non l'avreste chiusa la partita. Ah, questi sono... Comunque eravamo 5 contro 4, non so... Sì, e poi è stato Falstad fondamentalmente che vi ha rotto le uova nel paniere con... Sì. Con la ulti. Però ragazzi, bravi, stai arrivando l'infalis, eh? Ok, ragazzi, complimenti, comunque ci state mettendo l'impegno, sono sicuro che con le new entry non è facile, chiaramente poi assemblare un team a torneo iniziato, perché abbiamo visto avete avuto difficoltà per quanto riguarda un paio di game, tenete duro ragazzi, forza, ok? Grazie. Beh, complimenti per il vostro primo punto portato a casa, comunque. Esatto. Va bene. Comunque è un torneo... Siamo per divertirci principalmente, quindi... Ah, ma lo spirito giusto, anche perché, voglio dire, è un movimento che coinvolge la community, quindi il presupposto è proprio quello del divertimento e cercare poi di crescere tutti insieme. Questo deve essere ben chiaro a tutti. Questo è innegabile, esatto, esatto. Sì, comunque Andrea, come dico, per conoscerci comunque, perché noi... Anche. Sì, lo so, il boss è ascoltiamo questo, sì, ragazzi. Sono io che sono rincoglionito. Sì, infatti, scusami. Diciamolo tutti, scusa Andrea, quel boss sì, ne spara sempre 4. O forse anche di più, no, 4. Ma vabbè, ragazzi. Cioè, vabbè, ragazzi, casino generale, sì. Allora, va bene, io ora mi vado nel mio angolo buio a piangere, nella mia solitudine. Va bene Islo, grazie per il tempo che ci hai dedicato e le tue impressioni a fine partita. Sentiamo anche a caldo anche l'altra campana. Facci sapere poi se ne avrai modo di guardare il replay come ti è sembrato. Va bene. Ciao, grazie. Grazie Islo. Grazie ciao. Ragazzi. Ciao. User disconnected from your channel. Comunque, per rispondere a Slania, sì. Trovo che la voce femminile di TS sia troppo invadente. È troppo alta, mi dà fastidio all'orecchio. Sul serio, mi dà fastidio all'orecchio, non è possibile. Quindi preferisco la voce maschile molto più bassa. Attenzione, siamo in attesa di Infalis. Ok, raggiunga... un attimo, la vado a prendere nel canale sotto. Questo backstage. Interessante, questo ci abbiamo pensato solo noi a fare le interviste a bordo campo. Anche perché non ci sono match successivi, quindi ce lo possiamo permettere. C'è da dire che noi avevamo anche lo stacchetto per Cocco Bello. Cocco Bello. Anzi, vorrei riproporlo perché... Infatti, devi darmi un secondo. Esattamente al punto, attenzione, 32. Forse no, è inquietante la voce maschile di TS. Ok, non ho mai fatto caso a questa cosa. Dovrebbe essere qua, eccolo qua. User joined your channel. Eccola qua. E salutiamo Ninfa. Ciao Ninfa. Ciao a tutti. Ciao. Allora, Ninfa, le tue impressioni sulla prima partita?
L'abbiamo vinta di culo praticamente, perché è stata una bella partita, molto combattuta fino alla fine, perché eravamo 4 a 5, ora non ricordo, e abbiamo fatto tutti i danni alla fine, perché abbiamo vinto per fortuna tutto l'ultimo fight, facendo una pentakill abbiamo avuto tutti i templi per noi. Ottimo, Falstad è stato decisivo in quell'ingaggio, mentre invece a me ci sei piaciuta parecchio nel secondo game. Nella seconda. E non è la prima volta che mi fai le magie con quella Zagara, eh? Con quei mo'. Che quei mo' sono la tua specialità. Già, anche nella partita contro di noi, cioè, avevi messo molto in difficoltà con quei mo' piazzati bene. Complimenti. Sì. Grazie, devo dire che hai una scelta nel momento in cui metterle dove veramente. Bel timing. Sì, bel timing. Grazie. Dimmi una cosa, secondo te la seconda partita... Anzi, più che secondo te, perché avete scelto Tassadar piuttosto che un healer convenzionale, diciamo? Perché credevamo di poter stare un po' più up senza delle cure più potenti, che potrebbe dare un Uther, un Karzim e così via. Abbiamo optato per Tassadar sia perché volevamo fare molte combo con i muri, con il infatti, sfruttando la anche Tassadar con i muri mi ha messo sì, riferirò. E poi perché pensavamo, ma teoricamente non mi è dispiaciuta neanche comunque come idea con gli scudi di Tassadar. Boh, non è andata, cioè più che altro abbiamo fatto la cavolata di andare al, cioè non so se sarebbe poi come sarebbe andato a finire il gioco, ma sicuramente quella da parte nostra è stata una cavolata. Ma secondo me avete cioè nel senso, quando vi siete accorti che ovviamente loro avevano fatto le wave e c'era ancora il marchio del boss, vi è venuto un po' naturale andare lì. È stato sì. Falstad che per paura di morire probabilmente ha sparato un po' prima il Ghast e da quella situazione non ne siete più usciti. Poi vabbè, sappiamo come vanno a finire questi fight al boss, purtroppo anche noi ne siamo vittime, ci siamo passati sotto. E vittime. Sì. È successo anche a noi di avere tutti i forti sopra e con un unico boss, come è successo a voi, arrivare fino e al core. A quanto pare Tomba della Regina Ragno si presta parecchio a questo genere di... Infatti non faremo mai più un boss su Tomba della Regina Ragno. Assolutamente no. Più che altro poi ci siamo anche resi conto che non eravamo proprio tutti, cioè c'era, mi sembra, Tassadar che fosse separato da noi, era un po' indietro, però noi intanto abbiamo visto, cioè, che stavano facendo il boss, quindi il primo pensiero è stato quello di fermarli assolutamente. Sì, siete arrivati un po' alla spicciolata. Sì, è stato proprio il momento in cui hanno visto le Weaver e si sono resi conto che il boss c'era, vedendolo sulla mappa, gli è scattata quella cosa, andiamo lì. Sarebbe venuto così anche a me, dal momento che stavano vincendo tutti i fight, tra l'altro, erano un livello sopra e così via. Ma io ti chiedo un'altra cosa, quando vi siete messi a ruotare, okay, cioè voi a inizio partita, immagino, vi aspettavate gli avversari avrebbero cominciato a ruotare e a gankarvi, no? Dici sempre nella seconda tomba? Sì, sempre nella seconda. Ok, sì. E a un certo punto invece avete attuato voi questa tattica, l'avete fatto perché vi siete resi conto che gli avversari non lo stavano facendo? Sì, infatti, esattamente, perché ci siamo resi conto che non riuscivano a gankare benissimo. Cioè, non lo so, ho notato che non roamavano insieme. Sì, anche noi siamo accorti alla stessa cosa. Hanno avuto un po' di difficoltà nel gestire in quattro le due lane di sopra, insomma, si sono divisi un po' troppo. Però, in particolar modo ho notato che c'era poi, ad esempio, Tyrande, che non dovrebbe mai star da sola. Era separata. L'abbiamo infatti andata a gankare subitissimo appena l'abbiamo vista, poverina. Vabbè, ragazzi, complimenti, perché devo dire, la seconda l'avete giocata molto bene, bene. Veramente padroneggiata. Molto spesso in questo gioco il più bravo non vince, ma... c'è rimasto un po' l'amaro in gola, però va bene. Sono stati comunque bravi loro a tenere sangue freddo. Ok, io adesso, scusami, ti rubo un attimo l'attenzione perché vi rivelerò la realtà. Abbiamo fatto queste due interviste per arrivare a mezzanotte e un minuto e fare gli auguri a Lid che fa 30 anni, che fa un trick incredibile. Sei un campione. Grazie.
tanti auguri a te. Quanti che sono? Schifo. Sono 30 oggi. 30 tombi. Sì. Cioè, ti sbagli di un giorno preciso con mio fratello, li ho fatti ieri praticamente. Cioè, ecco, oggi, quindi, ieri. Sono 22. Quindi adesso che mi sono fatto gli auguri, puoi anche andare via. Non sta, Monellino. Monellino. Grazie, grazie per il nostro motto, Monellino. Dai, sì, tanti infatti, auguri. Bellissimo, questo motto del Monellino. Che sei molto virile, soprattutto. Ti fanno gli auguri in chat. Le ordinarie. Complimenti, compa, hai fatto una magia fantastica per farti gli auguri. Bene, Ninfa, bravi, belle partite. Salutiamo grazie te e salutiamo anche gli spettatori. È ora di chiudere. Ripassiamo il controllo ai rispettivi proprietari. Buonanotte. Grazie mille ragazzi. Ciao a tutti, brevissimi caster, brevissimi tutti. Grazie, Ninfa. Bravissimi voi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, buonanotte.